La funzione cercavert, nota anche come VLOOKUP se le impostazioni del foglio sono in lingua inglese, viene in genere utilizzata nei fogli Google per recuperare dati da una tabella e aggiungerli a un'altra. Apparentemente può sembrare complicata da utilizzare, tuttavia, una volta capito il suo funzionamento, diventa solitamente una delle funzioni più utilizzate. Vediamo subito quello che fa applicandola ad un esempio pratico. Ho questa tabella, già utilizzata nel mio tutorial sulla funzione query, dove ho una lista di paesi e il relativo numero di abitanti. Poniamo di voler conoscere il numero di abitanti di specifici paesi, appunto questi 5, i cui nomi possono essere ritrovati nella tabella principale. È proprio questo aspetto che sta alla base della funzione, poiché la ricerca verticale cerca una chiave in tutta la prima colonna di un intervallo definito e restituisce il valore di una cella specificata nella riga trovata. Questa è la formula, uguale cerca.vert, G3 in questo caso, che sta ad indicare la cella con il contenuto che voglio andare a cercare nell'intervallo desiderato, punto e virgola, l'intervallo desiderato appunto, punto e virgola, la posizione della colonna dalla quale voglio recuperare il valore di interesse, punto e virgola, falso. E questo è il risultato. Blocco le celle dell'intervallo con F4 o tasto funzione più F4 se utilizzi un Mac e trascino la formula in modo da trovare tutte le altre corrispondenze. I parametri previsti pertanto sono la chiave di ricerca, che rappresenta il valore da ricercare, che può essere definito in modo esplicito come Italy oppure con il riferimento alla relativa cella. Il secondo parametro è l'intervallo da considerare per la ricerca. Ricordo che la chiave verrà cercata nella prima colonna di tale intervallo, in questo caso nella colonna B. Abbiamo poi l'indice della colonna del valore da restituire, dove la prima colonna ha indice 1, la seconda 2, la terza 3 e così via. Infine possiamo specificare se la lista è ordinata o meno. Si tratta di un valore booleano, vero o falso, che indica se la colonna in cui eseguire la ricerca, appunto la prima colonna dell'intervallo specificato, è ordinata. Se impostato su false, la funzione verifica la corrispondenza esatta con il valore da cercare, non distingue tra maiuscole e minuscole, restituisce il contenuto riferito alla prima corrispondenza trovata anche in caso di valori ripetuti successivamente, e se non viene trovata alcuna corrispondenza restituisce l'errore NA. Se invece il parametro viene impostato su true, la funzione trova la corrispondenza più vicina, minore o uguale alla chiave di ricerca. Vediamo cosa significa questo concetto. Poniamo di avere la stessa tabella appena creata e che, tramite un valore indicato, si voglia trovare il paese che ha il numero di abitanti più vicino a tale valore. Inverto le colonne, poiché cercavert permette di restituire un dato che si trova alla destra del nostro valore di riferimento. Questa funzione infatti non permette in modo nativo di cercare valori alla sinistra della prima colonna dell'intervallo. Tuttavia, tra poco ti mostro come poter superare questo limite con un piccolo escamotage. Tornando all'esempio, ordino i valori. È importante sottolineare che l'ordinamento deve essere crescente, ovvero dal valore più piccolo a quello più grande, altrimenti verrà restituito un errore, NA anche in questo caso. E a questo punto poniamo di voler trovare il paese con il numero più vicino a 20 milioni. La formula è la seguente. Uguale cercavert, la posizione del valore da ricercare, l'intervallo, l'indice della colonna da restituire e il boolean true. Praticamente identica alla precedente ma con il quarto parametro impostato su vero. Il risultato è appunto Cile, poiché è il paese della mia lista con il numero di abitanti più vicino a quello cercato. Una nota, il parametro in questione, il quarto appunto, può essere omesso nella funzione. In questo caso verrebbe interpretato come true. Tuttavia, poiché nella stragrande maggioranza dei casi di utilizzo della funzione cercavert si usa false, è opportuno specificare esplicitamente tale valore. Può essere utilizzato anche 0 per indicare false. Di conseguenza 1 rappresenta l'equivalente numerico di true.
Se può interessarti approfondire le variabili booleane, ti lascio il link in sovraimpressione alla lezione dedicata del mio corso gratuito sul JavaScript semplificato per gli strumenti Google. L'ultimo esempio che ti mostro, come anticipato, è come poter cercare un valore a sinistra della prima colonna senza dover invertire fisicamente le colonne, come invece abbiamo fatto poco fa e che è una pratica non proprio comoda poiché può rendere la mia tabella di partenza poco intuitiva. Va da sé che la forma colonna paese seguita da colonna numero di abitanti è sicuramente una forma più chiara di quella che vede il numero di abitanti prima di altre informazioni. Con un piccolo trucco possiamo dire alla funzione di ordinare in modo virtuale le colonne secondo le nostre necessità. Questo è possibile creando un array personalizzato tramite le parentesi graffe. Intendo dire in questo modo, dove sto dicendo al foglio di creare un intervallo di due colonne dove la prima colonna è la D e la seconda è la B. Uguale, intervallo della colonna D, punto e virgola, intervallo della colonna B. Questo è il risultato nel caso io scriva la formula in modo indipendente. Tuttavia, all'interno di cercavert la posso inserire al posto del parametro relativo all'intervallo, il secondo, e questo mi definisce in modo del tutto trasparente la struttura della nuova tabella in cui cercare, senza bisogno di creare una tabella di appoggio. Per cui posso fare riferimento ad una colonna che a tutti gli effetti si trova dopo, in termini di posizione, rispetto a quella in cui recuperare il valore, ed ottenere il risultato in modo pulito. Uno stratagemma che permette di effettuare ricerche con cercavert verso sinistra lasciando intatta la tabella di origine. Fammi sapere nei commenti se l'approccio mostrato può esserti utile con le tue attività o se hai un dubbio, una curiosità o un suggerimento sulle formule dei fogli di Google. Ricordati di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto per rimanere aggiornato sulle uscite dei prossimi video e a presto! Ciao!